Buonasera, buonasera con un altro appuntamento dello scrigno di Irpinia, questa trasmissione che per la verità io ringrazio voi telespettatori perché è molto, molto seguita. Questa settimana abbiamo il piacere di avere come ospite il giudice dottor Gennaro Iannarone. Dottor Gennaro Iannarone che tra i suoi tanti interessi di natura artistico, letteraria e creativa, ha un particolare interesse per la poesia. Il secondo volume di poesie che il giudice ha, così ci propone all'attenzione della nostra sensibilità, il cui titolo è Quel foulard giallo-nero della Scuderi Editrice. Quest'oggi, come avete capito, parliamo di poesia. La poesia ben si inserisce nel contesto anche delle prossime imminenti festività pasquali, poesia che ha tra l'altro, tra i vari, come dire, ambiti della poesia, l'ambito religioso occupa nello spazio della letteratura mondiale un ruolo, una primarietà di primissimo livello, ai primissimi posti, la poesia religiosa di ogni tempo, ma non che qui parliamo soltanto di poesia religiosa, ma parliamo di poesia come espressione di un itinerario di vita. Siamo alla seconda produzione poetica del giudice Gennaro Iannarone. Il titolo è Quel foulard giallo-nero. Non a caso vediamo riproposto proprio sulla copertina un foulard che ha una storia, e proprio prendiamo spunto da questa storia personale, così molto che il giudice Iannarone, che ringraziamo sentitamente di averci dato il piacere di essere il nostro ospite, racconterà il titolo Quel foulard nero, un titolo che parte da una storia profonda, vera, autentica di sentimenti e di vita, che ridisegna la storia del giudice. Perché questo titolo, giudice? Grazie di essere venuto. Prego. Grazie di avermi ospitato. Il titolo è stato suggerito a me e la copertina mi è venuta dopo. Si tratta del foulard di seta di mia moglie, della mia attuale moglie, quando non era ancora mia moglie, ma era chiara di essere sorto un sentimento amoroso fra noi. Lei se lo dimenticò a casa mia perché mi veniva a trovare. Io lo accostai sempre più alle mie stanze più vicine, quella lettola, la poltrona a piede Con la voce. letto. Alla poltrona a piede letto lei capì che la volevo vicina, venne a riprenderselo e così ecco il significato di questo foulard. Ecco, nella presentazione, infatti, e anche nella poesia che c'è all'interno, Sì. dedicata proprio a questo foulard, c'è questa chiusura finale che in pratica parla di un'attesa che doveva essere, come si, realizzata e che si realizzò. In pratica, andare a prendere questo foulard, venire a prendere, no? Questo foulard a casa del dottor Gennaro, come segno proprio di un amore che era un amore proprio poetico, cioè senza parole. Mendelssohn ha scritto musica senza parole. Io ho fatto un corteggiamento senza parole. Senza parole, che ha dato vita a questo titolo. Allora, veniamo ora, entriamo nel cuore del testo. Questo secondo volume è, venendo così insieme, raggiungendo la emittente, il giudice mi chiede, dice Paolo, che impressione hai avuto? Io ho avuto l'impressione che rispetto al primo volume di poesia, il cui titolo è Vivere balenando in burrasca. Ecco, è un volume che è ad un livello più alto, nel senso che proprio propone il risultato di un'essenza di significati raggiunti e di sensi della vita raggiunti. Cioè, già, non, il poeta, lo scrittore in questo momento della vita, siamo al febbraio 2016. Quando mi riferisco alla datazione di pubblicazione del libro, il poeta non si involve più su se stesso, ma è arrivato ad un livello di comprensione di se stesso e dell'umanità e del senso del vivere più alto. Prego. Esattamente, rispetto al primo volume, in effetti, Vivere balenando in burrasca, io ho rappresentato un po' l'evoluzione della mia vita, particolari, le dimissioni della magistratura, la perdita della prima moglie, lo sposalizio con Anna, e poi infine questa ricomposizione nell'amore, col primo volume.
io trovo la pace che cerca anche Cardarelli nella poesia Il Gabbiano, perciò vivere barando in burrasca. Nel secondo volume non posso più rimanere al tema autobiografico, il tema autobiografico si amplia. Allora, tutti quei segmenti della vissuti prima, io li ho scandagliati, li ho approfonditi, ne sono venuti quattro: le poesie esistenziali, quelle d'amore, quelle filosofiche, quelle religiose. Bene, allora prendiamo, analizziamo, come dire, gli scompartimenti, se possiamo dire, ma è una visione comunque unitaria del tutto, le prime poesie. Nelle prime poesie si sente chiaramente l'influenza di una cultura che ha un'impronta naturalistica, ma dove i sentimenti colgono nella loro essenza i personaggi che la vivono. E, per dirla tutta, si sente l'influenza di una cultura tardo-ottocentesca con influenze romantiche di tipo leopardiano soprattutto, dove la figura dell'uomo semplice, la figura del villaggio, la figura del rintocco della campana, del campanile, assumono una figura, un ruolo prioritario. Ah, indubbiamente sì, c'è Leopardi che poi si completa con Montale. Diciamo, al pessimismo leopardiano io passo al pessimismo montaliano, che ha delle aperture di speranza, per cui io poi da Montale poi risuona nei versi successivi. La poesia risulta più compatta e più profonda. Vogliamo spiegare questi due termini? In che senso la sua poesia risulta più compatta? Compatta perché riesce a dire più, come dire, riesco a concentrare le emozioni. Ecco, bravo. Perché mentre il primo libro si parlò di prosa poetica, ora invece le poesie di questo libro sono molto, alcune proprio sono così stringate che è un succo di emozioni, come se uno avesse decantato, fatto decantare emozioni fino all'estremo, avesse cercato il minor numero di parole per esprimerla. Prenda la poesia a Teone. Ecco. È una delle più elogiate anche da Giorgio Bisconti. Allora, analizziamo un attimo i personaggi della prima parte delle poesie. Facciamo parlare prima il bambino che... ecco, la prima cosa sono i ricordi e le immagini della infanzia, no? il campanone della cattedrale, la danza macabra, l'estate a Salerno, e liberazione e morte, visione dell'adolescenza. Ecco, è quello che parla è il bambino adolescente, sì, qui, nelle prime, no? Sì. Che è un bambino, se vogliamo, che ha una sua memoria che nessuno gli potrà più togliere, ma è anche un bambino sfidante, un bambino che inizia a lottare con la vita e non accoglie, in qualche modo accoglie le figure belle, ma è pronto a sfidare quelle che possono lasciare un brutto segno. Un bambino energico, insomma. Un bambino che prende una malattia come la pleurite, seria, 11-12 anni, non si rende conto che può morire. Questo l'ho capito dopo, l'apprensione in giro, per cui i ceri accesi nelle chiese, ci sono stati, hanno pregato per la mia vita. Allora, tolto il campanone, che è il ricordo più antico, le quattro di Salerno sono la danza macabra, quando veniva il dottore a casa a visitarmi. Ora, a Salerno, sulla spiaggia, mi riprendo. Sfidavi la malattia, sfidavi la malattia con la musica di Saint-Saëns. Ascoltavo la danza macabra perché volevo quasi esorcizzarla, ecco. sentire la gioia. La poesia dice che io sentivo la gioia nella danza delle ossa dei morti. Figuriamoci mia madre che metteva le mani nei capelli. Poi c'è questo mondo degli umili, della gente semplice ma vera, il sarto, la sarta, sì, che hanno un bel ruolo, hanno un bel posto nella tua memoria. Sì, sono tutti e due morti. Cosa rappresentano il sarto e la sarta? Sono morti tutti e due. Quando ho composto la sono musica... vivi, sono vivi. Sì, va bene, la memoria sono vivissimi. Sono vivi qui, sì, sì, sono vivissimi perché sono diversi. Gerardo accoglieva nel campetto Santa Rita tutti i vecchietti che si volevano riscattare dopo il terremoto. La Costantina, invece, Costantina la Sarta, è il nome di Costantina, mi rammendava camicie e pantaloni, però piccolina così, compariva davanti alla soglia di casa perché aveva molto pudore, non mi faceva entrare. Ecco perché quella frase finale: tu pensi, credi ancora alla mia e alla tua eterna giovinezza. Il tempo è passato. Poi c'è un altro momento molto bello,
c'è questo bambino e questi personaggi che hanno sì, e c'è anche l'uomo adulto che ne fissa altri, quali il sarto e la sarta, poi c'è questo ricordo che in qualche modo fa specchio a noi uomini e che ha molto da dirci questo specchio, lo specchio degli animali, no? Di due cani, uno è Brown, questo cane, e l'altro Fritz è Fritz, è il cane dei miei 7 anni. Poi conosco Nobel, che è un cane di razza, e poi Brown, che è un cane bastardo. Mi affeziono a Brown. Ecco, il valore aggiunto degli animali nella tua vita, di queste creature che esprimono e lasciano che l'uomo cacci fuori le proprie emozioni, cosa ti dice? È un'assoluta novità. Io l'ho conosciuto con Anna, perché i figli sono cacciatori, e ho avuto il rapporto con i cani, con Anna. Ho conosciuto Brown nella casa che abitiamo ora a Mercogliano, e Tommy, che era il cane della madre, che poi ho elevato in una piccolissima stella della sua costruzione. Ecco, io desidero leggere così indegnamente i tuoi versi alla fine, e che vorrei farti commentare proprio come espressione del tuo spirito. Ora scorgo, rivolgendoti a Brown, sì, nella profondità degli occhi tuoi la pienezza di un cuore di cane, che la specie umana, che nel creato mena di sé gran vanto, mai ha posseduto, l'infinita capacità di amare. È così. Lo dice anche Schopenhauer. Non ha conosciuto il vero amore che non ha avuto il bene di un cane. Io l'ho scoperto, è una scoperta dell'età più che matura mia, insomma, sì, però è una verità. Il cane, si dice, tra le cose che mai ti tradiscono, è il cane. Il cane. Bellissimo. Ecco, poi vengono altri personaggi. Parliamo di questo giardiniere di Marciano. Chi sono? Il giardiniere e Marciano. Tratteggiamoli poeticamente. Il giardiniere, io vi dovrei collocare subito, nei miei 30 anni ho acquisto sul Monte Fredene un giardino di 1500 metri quadrati. Lì mi sono a volte con le mie sentenze, sto lì e godo a 30 anni, passiamo il tempo, lì mi venivano a chiamare anche i carabinieri quando ero PM, del sole, dei fiori. Poi Marciano è un amico scoperto nelle scuole, che mi segue nei convegni, e che la sera in cui io comincio a vivere la mia vita solitaria per 20 anni, sì, io per 20 anni ho vissuto da solo a Via Tuoro, sì, attraverso, sì, Via Tuoro, lui mi viene con una pizza bianca, una pizza al pomodoro, così proprio tagliata apposta, e con 2 bottiglie di Taurasi, okay, e mi fa compagnia perché capisce che io sono triste, perché lo dice esattamente la poesia quando dice: capì che non era mozzato ancora il mio respiro, né splendeva una cometa sugli embrici nuovi. Nel giardiniere c'è anche un'altra fase, no, della come dire, un'altra percezione dell'universo, in cui tu proprio ti collochi e quasi la vorresti immobilizzare, quella sensazione che hai, cioè dove tu invochi il piacere di vivere una certa giornata e che la notte non alteri questo senso della bellezza che hai vissuto. È solo un malinconico, l'ho detto anche. No, assolutamente. No, dico anche nel giardiniere, cioè, ecco, quando io sarò su, guarderò, vorrò solo un po' la luce delle stelle, almeno quella. Ecco, cioè vuoi che questa eternità sia un compenso ai tanti colori che ho visto in terra. Ecco. Che basta un poco di luce di stella, Paolo, sì, che mi basta pensare tutti i colori della. Però non mi sottraete quello che ho vissuto, è bellissimo questa, no? Questa cosetta, no? Lasciatemi godere una cosa. Lasciatemi godere la vita terrena, poi non privatemi di un po' di luce delle stelle. Le tue parole scavano un po' nell'arcano, dove si avverte anche tangibile un rapporto segreto con il mondo, cioè l'arcano ti serve per vivere il presente, per rafforzarlo, per confermarlo. Esatto, l'arcano, io ho scritto una poesia proprio dal titolo Cielo Arcano, questo fatto di scandagliare oltre le stelle, di guardare le stelle, di chiedersi se... Io sono, me lo riconosco, un'anima religiosa, ma se uno mi dice tu credi in Dio, io non posso rispondere, dico che soltanto che la religiosità è il senso del mistero, domandarsi sempre che cos'è questo mondo, oltre le stelle che c'è, io ho ritenuto che la cosa più arcana che ci possa essere è quello che c'è oltre le stelle. Di Dio posso dare tante collocazioni e sensi di me, ma quello che c'è oltre le stelle è arcano e mi malinconisce. Capito.
C'è una domanda che proprio così quando ho letto il volume voglio proprio di fare, di porti con grande lealtà, non ce li siamo detti prima le domande. E mi sono chiesto, nella vita del giudice Nerone, un grosso ruolo, direi manzoniano, di figura di letteratura un po' manzoniana, di antica memoria, per i nostri studi, è il ruolo che ha svolto Dio nella vita del magistrato Nerone. Nel senso che vedo da una parte un Dio testamentario, no? Del Vecchio Testamento, è un Gesù Cristo invece che in qualche modo lo rinnova ed è tanto buono da far dimenticare in qualche modo il vecchio. Qual è il Dio di oggi, il tuo Dio? Gesù. È Gesù, l'ho capito. È perché se lo colleghiamo alla magistratura, il dettato non giudicare proviene da Gesù. Quindi questo che sulla base del quale io scrissi come primo libro, io giudice cristiano ed eretico, e sono partito di là da non giudicare, perché anche i grandi giuristi hanno detto che il giudice svolge una funzione che supera quella dell'uomo. Sì. E tutti dicono il vero giudice è Dio, no? Si dice questo, è un comune modo di sentire. Io sento molto vicino a Gesù, l'ho detto in eretica preghiera. Ma lo senti molto vicino alla profondità della domanda, forse eccessiva, ma dall'altra parte come vittima o come colui che ha capito il giusto dov'è? Che cos'è? Colui che ha capito il giusto dov'è, colui che ha cambiato il mondo. Ha cambiato il mondo perché ha introdotto la dottrina dell'amore. Ecco. Che ciò che se si fosse amore sarebbe pace, deriva tutto da quello. Il Dio dell'Antico Testamento ti ha turbato un po' nella vita? Sì, il Dio dell'Antico Testamento, io ho detto chiaramente che considerare l'uno padre così severo e l'altro figlio così buono mi è tornato difficile. Per cui li ho distaccati, ho detto va bene, e tu abbracciasti le folle e poi la croce, siamo a Pasqua, no? Quindi la poesia della Vedice, abbracciasti prima le folle e poi la croce. Hai un pensiero poi ad un'altra poesia molto bella, che richiederebbe più di una domanda. San Damiano. San Mi è piaciuto tantissimo. San Damiano, io ci vado ogni 18 settembre perché è l'anniversario del matrimonio nostro con Anna. Andiamo di sera verso mezzanotte l'una a vedere questa cattedrale del francescanesimo, che all'epoca esisteva solo, è la più grossa chiesa, è stato il primo convento delle Clarisse. Lì c'è la lapide che contiene il primo cantico delle creature, sì. Dove non c'è né la strofa, che poi si chiamano lasse, veramente, sì. Né la lassa del perdono, né la lassa della morte, ma ci sono solo le strofe di gioia, che Francesco compose nel 1225, un anno prima di morire, già quando non ci vedeva bene. Quindi io quel posto ci vado sempre ed è scoccata quella poesia perché una ragazza molto francescana, tanto da sapere tutto di San Francesco, non sapeva di quella lapide, gliel'ho fatta leggere. E lo dice la poesia, è rimasta meravigliata, dice ma come le due lasse non ci sono, dico, perché questo è solo un cantico di gioia. Dove tu sostieni che in fondo Francesco ha velato la morte, l'ha velata, non è che l'ha esclusa. Non l'ha esclusa. La morte, quel velo è studiata. Quel termine l'ho cambiato tante volte fino a prima di giungere al velo. Velò la morte con una rosata lapide di gioia. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori il momento del terrore, quel momento di terrore? Quel momento del terrore, io mi chiesero perché alla casina del principe la sera il tema era un po' la voce sul sisma, e allora io fui sincero, due cose. Prima, non partì subito verso Frigento per soccorrere i miei genitori. Due, ce ne scappammo a Cassino, scappammo proprio fuori che... Terzo, quando papà tornò al tribunale Sant'Angelo non trovò più la sua toga. La poesia chiude dicendo, beh, consolati figlio, c'è stato uno sposalizio fra il tempio della giustizia, sì, diventato macerie, e la toga di tuo padre che l'ha onorata, che ha onorato questo tempio. È l'ultimo verso della poesia. Bene.
Qualcuno ti ha definito un pittore, riprendo quello, noi abbiamo anche un commento, ecco, straordinario a Sì, ce proposito, lo l'abbiamo. volevo un attimo evidenziare. C'è stato il commento del professor Barberis Quarotti, grandissimo letterato, critico letterario, che ha proprio scritto, no, delle parole di alto riconoscimento, Anche autografe, sul primo libro, ci ecco, tengo a anche dire. sul primo libro, dove lui... Così, oltre ad una certa e dichiarata riconoscenza per questo libro, rivede nelle tue poesie tanta pietà rispetto alla fragilità di un tempo. Ci sono Tragicità del tempo. tragicità del tempo, scusami. Ci sono componimenti assolutamente mirabili, come Estate a Salerno, i famosi due cani, la sarta, sorrisi d'acqua dolce e altre, con i più fervidi saluti, professor Squarotti. Bello questo riconoscimento. Perché Sono lo senti molto. autentico, vero, Sì, tuo? perché noi ci siamo Ti scritti, gratifica molto? abbiamo una corrispondenza con Squarotti, ci scriviamo, qui è stato poco bene, Buonasera. gli ho scritto, poi sul primo libro mandai un manoscritto e mi dette un giudizio che mi incoraggiò a pubblicare le poesie, sul secondo mi ha mandato questo. E quello che più mi ha colpito è proprio quello che dice, allude con tanta pietà alla tragicità del tempo. Del tempo. Posso spendere 15 secondi per dire, Prego. la mia meraviglia è che io in due poesie di Volta alla Donna che si guarda allo specchio, io Via, facciamo rivedere un attimo. Prego, prego, prego. nego l'esistenza del tempo, dico alla donna guarda che il tempo non esiste, è soltanto un succedersi di immagini nella tua memoria, però intanto quando tu ti guardi allo specchio e ti vedi bella, io ti auguro di restare sempre bella, però ti prego di una cosa, non guardare la pentola, perché quella non può soffrire, mentre tu dici che sei sempre bella e che non di altri da un giorno all'altro, ma soffri dentro perché sai che il tempo ti logorerà, mamma. Questo è particolare, uno critico che vede la tragicità dove io ho negato il tempo. Ma guarda, è particolare È questo qui. Io particolare. sono rimasto pure io, ma come io non ho negato il tempo, Senti, mamma. un'altra. Io ho trovato la Ci sono pietas. anche ancora altre due poesie che mi hanno colpito. Una è, oltre a quelle che già abbiamo, stiamo citando, io sto cercando un po' di citarle tutte, Quella dedicata a Mamma Montevergine. Schiavone. Montevergine, eccola qui. Ecco, questo legame, al di là delle due poesie, mi riferisco a Mamma Schiavone e La Sindone, no? C'è un comune senso della maternità universale che accoglie questa mamma schiavona che identifica. Vorrei che tu li commentassi entrambe queste Allora, poesie. nascono le due poesie dal fatto che io sono andato ad abitare alle falde del Ecco, Partenio, chiaro. comunque di Mercogliano. Guardando in alto, io mi sono ricordato che da bambino, da Frigento, panorama dei limiti, io vedevo un punto bianco che sembrava una celeste sala, la montagna di Montevideo si vedeva un azzurro chiaro, un po' più scuro. Una luce che Sembrava di permeava. mattina un punto bianco quando ero bambino e di sera un punto luminoso, una stella. E domandavo a mamma, mamma mi spiegava quella è la Madonna, ma io dico la poesia, era troppo solenne per me, non capivo. A me piaceva considerarla una stella che non si spegneva al mattino perché attendeva che l'alba le facesse tornare come punto bianco. Padre, posso dire, padre Michele mi ha presa e ha detto, permette giudice, voglio mettere nel mio messale. Sì, c'è Dice la messa, c'è questa poesia su Mamma questa Schiavona, poesia gli su è Mamma piaciuta Schiavona. moltissimo. L'altra invece, la Come Sindone, è stata 7 anni sul Montevergine, è stata una visione molto, ha fatto commuovere qualcuno questa poesia. La Madonna che ha visto la Sindone del figlio vicino a sé, non ha pensato più a quella, è scesa nelle case delle mamme che avevano perduto i soldati nella Seconda Guerra Mondiale. E su quei fazzoletti bagnati di lacrime non c'era una goccia di sangue. Ecco, la Madonna ha potuto vedere il sangue sulla Sindone che avvolse suo figlio, le madri che hanno perduto i figli in guerra, no. Hai letto, Questa penso è che la. tra le tue tante letture, giudice, ci diamo del tu perché siamo amici, e lo ribadisco ancora una volta, con grande Da rispetto. tempo, dai maticati Ecco, caro Gesualdo. appunto, no, è per un dovere di Per tipo ricordare, no, giornalistico e di vabbè, no, rispetto vabbè. reciproco. Una domanda volevo farti, ma sono convinto che l'hai letto. Hai mai letto La Via Crucis di Luzi?
di Luzio, ho letto le poesie ed ho letto Il viaggio ad Avignone. E ti consiglio di leggere la Luzio, la student, lo bellezza. Studente, cioè, Luzio è un'anima religiosa, tanto che mi hanno anche, qualcuno mi ha avvicinato. Ecco, colgo l'occasione per invitare te, i lettori e i nostri telespettatori in questo periodo di leggere La Via Crucis di Luzzi, che è stata letta anche dal Papa più di una volta e rimane una delle più grandi letture di, come dire, di letteratura sacra di questo tempo. È un invito. E il rapporto con Maria com'è con te, con la madre? Ma la Legione Cattolica aveva bisogno di una figura come Maria, perché Maria è una figura che cui si rivolgono le preghiere, perché impetri verso Dio, è il tramite verso la pietà di Dio. Diciamo che attraverso, se noi diciamo che Gesù è amore e Geo è severità, il tramite fra questo, perché la severità diventa amore, come in un circo passa attraverso l'animo di una donna. Bene. Semplice. Come vivrai queste vacanze di Pasqua? Io a casa, qui posso, sembra una battuta, scriverò qualche altra poesia. Mi sono appassionato, quindi a volte vengono delle idee. La poesia non si può scriverla, ecco, voglio dire questo a chi ha intenzione di... Non si può, a un certo punto, metto a tavolino e scrivo dei versi. No, la poesia deve venire lei da te. Viene con un nucleo poetico, come è venuto Tommy. Tommy venne perché Anna mi disse, sai, ho visto un cane nel cortile, poi non l'ho visto più, somigliava a Tommy, Tommy era morto. Io medito la notte, la sera, la mattina comincio a scrivere di Tommy, che era l'anima di Tommy che si era affacciata nel giardino. Cioè, ecco il meccanismo attraverso cui, se non vuoi un'emozione interiore, non ti devi sedere alla scrivania a scrivere, diciamo, voglio fare una poesia. Quindi le emozioni giungono. Ti consideri un pellegrino o hai il timore di peregrinare nel mondo? Beh, io ho peregrinato molto e ci sono così abituato che pur continuando, io dico infatti, dico, io temo che questo non sia l'ultimo approdo, anche quello di Mercogliano. Chissà quali altri viaggi mi potrà riservare la vita, perché ne ho fatti tanti, insomma, da Frigento a Napoli per studiare, poi ad Avellino, poi a Mercogliano, poi questi cambi di professione, poi prima, seconda moglie, ecco il vivere balenando in burrasca. Quindi io penso che io sono inquieto ancora come un gabbiano. Cerco pace, lo dice una poesia. C'è chi ancora vede, ti consideri ancora un pellegrino del mondo, un errante. Ma io, se smettessi di considerarmi un pellegrino del mondo, ecco, mi sentirei vecchio. Non mi sono sento d'accordo. Vecchio, so che ho l'età, e come no, e la slecchettura è arrivata. Però il fatto di avere ancora curiosità di conoscere, che quello è il vero pellegrinaggio. Il pellegrinaggio sia all'interno dell'anima, come l'ho fatto con Anteo Deluso nel primo libro. Allora, se c'è questa curiosità ancora di sapere, non di muovermi nello spazio, ma esteriore, ma di muovermi nello spazio interiore, quello che la mia anima capta adesso del mondo. E questi viaggi qua ho compiuto nel libro. Fino al nome di Gabbiano. Scusami, tu hai balenato nella burrasca. No, nella prima produzione poetica c'è stata questa burrasca. Sei riuscito a superare le onde, sei nel mare. Ora, in questo momento della vita, sei in un giardino, sei in un altro posto, in quale, come dire, in quale posizione esistenziale sei della vita? Ma io sono uno che cerca sempre la fatal quiete, sì, però serena, tranquilla, sì, che teme che il film di sala cinematografica gli riservi, sì, sì, qualche brutto finale prima, ed ecco, un'altra poesia. Io l'ultimo, c'è una poesia forse che potrebbe significare, rispondere alla domanda in termini poetici, sì, Nido di Gabbiano. Io la penultima in cui dico, ma io vorrei tornare su quel mondo, sul mio mondo annebbiato, Frigento, perché lì c'è il mio, in cerca del mio nido, il nido da cui io partì. Poi dico, io non l'ho trovato quel nido, però se tornerò su quei mondi, due cose porterò con me: il ricordo dell'amore e il ritmo di un madrigale, perché in effetti il Teatro Gesualdo
mi ha allegrato la vita, mi ha eh sì, è una stato figura che un momento bello, è un momento bello proprio nel momento in cui io fa parte della fondazione di Pesiri, il momento mi distaccavo dalla magistratura, e adesso non adesso ci, tra amici ci diciamo, io conservo il DVD in cui tu, l'architetta ti insegnava a Bologna, e Bettalico, sotto il castello, avete detto insieme, su, rifondiamo questo castello, restauriamolo. Ecco, noi cogliamo proprio l'occasione. Io ho partecipato di dire, con amore a quella. Ecco, cogliamo l'occasione di dire ai nostri spettatori: visitate Frigento, che ha una cattedrale molto bella, ci sono anche delle vestigie antiche che vanno nella cripta, soprattutto, ma Frigento è molto bella, il centro storico di Frigento è una storia che va conosciuta, perché è una storia molto importante, anche visitare il castello di Gesualdo, che ormai la metà, la cui metà è quasi ultimata, la sala della musica, quindi Gesualdo è tutta da come dire, scoprire ancora, e ha un patrimonio da restituire in maniera dignitosa alla nostra umanità. Vedo che hai tra le mani una pagina aperta, vuoi leggere qualcosa? No, era quella, era, ci siamo, era quella del, del Gabbiano, quella che più desideri, qualche verso di una poesia che tu desideri, che è la sintesi di te. Allora, ecco, una poesia che è piaciuta ad un avvocato di Avellino, non ti vorrei fare niente. Chiudiamo la trasmissione. Che però se ne intende, allora, se ne intende di poesia perché dirige una rivista, sì, la migliore rivista culturale avellinese. La poesia di Ritorni è presa da Saffo perché dice che l'alba disperde tutta la famiglia, disperde le pecore, le capre, ma la sera tutte tornano, torna la capretta, torna l'agnello, torna la figlia alla madre. Secondo un'altra traduzione, invece, come c'è un apu greco, dice: tu non riporti a madre figlia. Ispirandomi a questa lirica, io ho pensato nei tempi attuali, nei tempi attuali, noi, i nostri germogli sono dispersi e non tornano più. L'autore prende, ecco, il libro ha avuto anche l'idea di mia moglie, abbiamo 60 secondi, un commento, l'autore prende spunto dalla lirica di Saffo, e l'ho già detto. Allora, calda stagione della mia gioventù, il tuo frutto pregno dal mio albero si è staccato, ed il vento ha disperso il seme in lontani luoghi, né spero di vedere i ritorni di un germoglio. Nei mesti occhi degli avi il riflesso vera del biancheggiar di un gregge che si allontanava nel mattino con un figlio pastore e un cane. Rapido si dissolveva nel fogliame, ma sul rugoso volto, già mai disillusa, era l'attesa dei sereni ritorni della sera. Grazie, vuoi aggiungere qualcosa? Sei contento, insomma, di stare qui stasera? Sono contento, il resto la poesia non può avere una fine. No, assolutamente. Può avere una, ecco, sono contento perché spero che con questo incontro si apra, insomma, un interesse verso. Io ne ho composte altre, saranno bene, ci sono, spero di poter pubblicare ancora altre. Vuoi fare gli auguri a qualcuno e chiudiamo? Gli auguri di una buona Pasqua? Gli auguri di buona Pasqua, diciamo, concreta, con minori morti. Con minori morti. Bene, noi ci associamo con un numero minore di morti del giudice Iannarone, vi facciamo, porgiamo a tutti voi telespettatori, alle vostre famiglie, a tutti i contesti lavorativi e alle persone che sono ammalate, in difficoltà, senza lavoro, auguriamo veramente una felicissima Pasqua. Volevo invitare poi tutti voi a visitare in questi giorni di Pasqua, non allontanarvi troppo da Avellino, visitate i nostri luoghi, i nostri centri storici, Frigento, Gesualdo. Il FAI in questi giorni ha lavorato moltissimo, verrà il dottore Troncone la prossima volta, il presidente del FAI di Avellino, a parlarci di questa esperienza dell'apertura dei siti archeologici che ci sono ad Avellino e dove il FAI e la Fondazione Gesualdo hanno fatto in questi giorni. Tanto andate anche a Montevergine, perché Montevergine vi aspetta, Montevergine è tutta da rivalutare. Lì c'è anche un'immagine, un lenzuolo, la Sindone, che è una copia naturalmente offerta proprio dalla diocesi di Torino a noi, ed è una piccola chicca, voglio chiuderla una volta parlando di me, la Sindone di Avellino deve anche un po' il suo arrivo ad Avellino nella notte,
notte del settembre, del 24 settembre del 39, ad una persona che io ho amato moltissimo, che amo moltissimo, che è mio padre Giuseppe, era un meccanico. La macchina quella notte si ruppe ed è stata una notte nella nostra officina ad Avellino. Mio padre la riparò, i tedeschi giravano intorno che cercavano questa sindone, e la mattina ripartì nel massimo riserbo, le due macchine del Vaticano partirono. E quindi è una bella pagina di storia che mio padre ha sempre raccontato con tanto entusiasmo, che forse pochi conoscono, ma i monaci ben conoscono, insomma, e renderemo anche onore alla verità storica, perché i grandi tesori devono molto anche ai piccoli uomini invisibili che li hanno tutelati. Con la guida Ravino Marconi. Con la guida, bravo, vedi il giudice già. Ravino Marconi era via di Mercogliano, via Ravino Marconi, fu l'advescovo chiamato a Roma, tu devi portare la sindone. La sindone, sì. La cassetta. E la portata. Di questa macchina non sapevo però. Mio padre era complimenti per partecipare, è bello. È una cosa molto bella, è stata nella nostra officina. Buona Pasqua a tutti, buona Pasqua a lei, giudice. Buona Pasqua, grazie. Arrivederci. Buone.